Max, intanto siamo pronti per questa prima trasferta. Siamo pronti. In questi 2 mesi, da quando siamo partiti, abbiamo lavorato molto, tantissimo, su un pochino tutti gli aspetti per poter farci trovare pronti a questa importante partita prima di campionato di domenica. Avete modo di lavorare, di arrivare dopo 2 mesi di lavoro, ecco. Qual è la condizione della squadra e la voglia e la determinazione nell'andare a fare questa esordia? Tantissima, perché se ci pensi bene, ecco, 2 mesi lavorare per preparare la prima partita sono tantissimi, quindi le ragazze hanno tantissimo entusiasmo, tantissima voglia finalmente di cominciare questo campionato. Il lavoro è stato tanto, è stato secondo me fatto bene, per cui siamo secondo me pronte, prontissime per affrontare questa prima giornata e per dire la nostra, insomma. Nel corso di questa preparazione hai avuto modo, come dire, di fare le prove generali con le 2 gare di Coppa, ecco, quali sono le indicazioni che ti sono arrivate? Sì, beh, gare di Coppa che poi possono dire e non dire, perché poi dipende da come e da quanto ogni squadra ha lavorato, per cui insomma abbiamo visto che sicuramente sarà un campionato impegnativo, perché le prime 2 squadre che abbiamo affrontato in Coppa sono squadre vere, squadre importanti, squadre forti. Però ecco, al di là dei risultati ho visto delle buone indicazioni, specialmente nella seconda partita, per cui penso che ce la possiamo giocare. A livello tattico, rispetto alla squadra, al gruppo dell'anno scorso, ecco, come hai impostato, cosa pensi di cambiare? Abbiamo qualche nuova, però ecco, almeno inizialmente penso di cominciare come l'anno scorso. Poi abbiamo provato anche qualche variante, vediamo se nel corso delle partite e nel corso del campionato potranno esserci utili. Chiaramente anche sulla base del gruppo che avrai a disposizione, insomma, di volta in volta. Certo, molto dipenderà dalle caratteristiche delle giocatrici che riterrò di poter di schierare dall'inizio, poi quello assolutamente. Il modulo con cui si gioca poi dipende sempre dalle giocatrici.